Un weekend dove è successo di tutto, soprattutto per la corsa alla Casa Bianca e soprattutto per la scelta di Biden di mollare, perché evidentemente anche per dati interni era evidente che l'attuale presidente degli Stati Uniti non sarebbe stato rieletto, o comunque avevano dati sufficienti, diciamo, per comprendere la difficoltà veramente insomma attuale di questa candidatura di Biden. E da lì una super reazione di Bitcoin, ma non solo quello, perché non è solo la questione Biden, ma anche la scelta di Trump, una scelta importante che dichiara il suo possibile segretario del Tesoro americano. Ed è un colpo importantissimo messo a segno da chi sostiene le criptovalute. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Un po' un weekend tormentato da un punto di vista politico, iper positivo per quanto riguarda nelle cripto. Abbiamo visto che Bitcoin ha continuato la sua fase ascendente con due giornate dove ha messo a segno un più 2%, oggi ovviamente in fase di congestione. Sta lasciando anche dei gap importanti per quanto riguarda il CME, quindi il grafico sui future, perché i gap avvengono in quanto il CME è chiuso durante il weekend ed è già la seconda volta che Bitcoin sta facendo questo giochino. L'aveva già fatto la volta scorsa e vi faccio vedere, insomma, ragazzi, questa cosa qui. E poi eccolo qui il gappone che aveva in pratica lasciato aperto. E poi la stessa cosa in questa settimana, che però è stato chiuso dalla giornata attuale. Quindi quello di oggi è stato chiuso il gap perché aveva aperto un punto con un mini gap. Questo invece è aperto ed è un gap veramente gigantesco. Allora, per gli amanti della teoria dei gap, la teoria dei gap dice che poi i prezzi con il passare del tempo vanno a chiudere questi gap. C'è da dire che anche il grafico del CME su Bitcoin un po' sta perdendo, no, quella rilevanza che aveva prima, perché ci sono gli ETF adesso che stanno accumulando veramente tanta quantità di capitale. Ancora, tra le altre cose, cumulo degli ETF è rimasto abbastanza alto, tant'è vero che adesso ve li faccio vedere, nei giorni scorsi sono continuati a salire gli asset under management per quanto riguarda gli ETF di Bitcoin, dove abbiamo in pratica una fase costante di crescita in questa zona, che accompagna ovviamente il prezzo. Il nome del possibile segretario del Tesoro dell'elezione di Trump, entro brevissimo ne parliamo, ma prima di tutto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e il lancio della moneta per vedere un po' che cosa ci dice, e dice che scendiamo, ma secondo me questa moneta è un po' desincronizzata. Vabbè. Scendiamo, dice la moneta, questa settimana, vediamo un po' che cosa può succedere. Allora, ragazzi, alcune notizie. Inizia, diciamo, la fase estiva, quindi sarò sempre in giro, farò tante altre cose, quindi è possibile che alcune settimane qualche video salterà. In particolare questa settimana non sarò presente e quindi il video di mercoledì, ahimè, non verrà realizzato, a meno di situazioni particolari dove tenterò nel qual caso di registrare magari un video sui grafici, giusto per fare il punto della situazione. Ci prendiamo un po' di pausa e soprattutto non è necessario poi tutto questo iper aggiornamento, soprattutto nei mesi di agosto, dove è più necessario riposarsi o farsi un po' di bagni. Scherzi a parte, se succede qualcosa io vi tengo sempre aggiornato sul pezzo anche mercoledì, altrimenti, ragazzi, salteremo e faremo poi il video di venerdì. Allora, andiamo avanti per quanto riguarda la questione della notizia più importante di oggi. Joe Biden si arrende e sostiene Kamala Harris. Ovviamente, in così poco tempo i democratici riusciranno a costruire una campagna elettorale forte, potente, da concorrere con Trump, che già dopo la questione dell'attentato della volta scorsa ha dei sondaggi molto a suo favore, lo era già nelle scorse elezioni. Forse la scelta di Biden di andare a rinunciare a questa candidatura è una scelta coraggiosa, ma è anche oggettiva, perché era una sconfitta in pratica telefonata, e forse i democratici l'hanno un po' spronato a fare questa cosa. È comunque una persona, Kamala Harris, molto vicina a Biden, quindi in sostanza cambia
La faccia non cambia la sostanza, come sempre avviene in queste elezioni politiche un po' da ambo le parti. C'è da dire che l'elezione di Trump a Presidente degli Stati Uniti sembra essere molto più vicina di quello che era qualche settimana fa. I mercati hanno reagito da un punto di vista di andamento, soprattutto Bitcoin, perché Bitcoin è fortemente legato alla elezione di Trump, in quanto Trump è palesemente pro Bitcoin e quindi un Presidente degli Stati Uniti pro Bitcoin e criptovalute ovviamente viene ben accettato dal mercato per ovvi motivi. Magari ci sarà il sell on news da novembre in poi, ma chiaramente questo tipo di notizie, anche il fatto che i democratici debbano cambiare un presidente uscente, che comunque non si capisce neanche perché l'avevano presentato, visto le condizioni di salute, diciamo, non floride di Biden, insomma, denota la loro difficoltà palese, no? Da questo punto di vista non sono molto organizzati in questa elezione del Presidente degli Stati Uniti. E poi c'è la super notizia di Trump, che dichiara anche questa cosa qui, quindi non basta la questione legata all'essere pro cripto di Trump, ma dice che il possibile segretario del tesoro americano, se sarà eletto, potrebbe essere addirittura il CEO di BlackRock, Larry Fink, che è in pratica è uno sostenitore dagli ultimi mesi anche del settore cripto. Tralasciando il concetto, diciamo, che si scelgono tra di loro, e avere un amministratore come BlackRock ministro del tesoro, segretario del tesoro americano, è insomma una cosa imponente, però è anche evidente di quanto la finanza sia entrata nelle istituzioni politiche. Pro, contro, lascio a voi queste opinioni, ragazzi, ognuno poi ha le sue, noi non parliamo di queste cose, però è oggettivo, no? Vedere come superpoteri vengono dati in mano a persone che già hanno dei poteri enormi, come il CEO di BlackRock, che per esempio controlla una quantità di liquidità abnorme, no? Negli investimenti, eccetera, attraverso i suoi ETF. Ma in ogni caso, era anche Trump aveva anche dato un altro nome, che era il CEO di JP Morgan. Insomma, o l'uno o l'altro, entrambi sono favorevoli al settore delle cripto. Immaginatevi Larry Fink con l'attuale ETF di Bitcoin appena messo in atto, che diventa segretario del tesoro, ragazzi. Cioè, praticamente è una spallata al mondo cripto, un'apertura gigantesca con i due numeri uno in pratica del Casa Bianca, che diventerebbero pro criptovalute. Intanto 2024, capita bene che cosa è stato realizzato per chi come noi veramente segue questo mercato da tanto tempo. Vi ricordate che cos'era questo mercato pochi anni fa, nel 2018-2017, ragazzi? Era un mercato deriso. Adesso istituzioni importanti del mondo finanziario e dell'addirittura probabile candidato, probabile vincitore del presidente degli Stati Uniti, che sono pro criptovalute. Ci sono interessi in gioco elevatissimi, ed evidentemente anche la tecnologia che sta alla base di questo meccanismo fa molta gola, anche perché a livello ovviamente politico in questo momento conviene, no? Essere dalla parte pro cripto. Evidentemente i sondaggi hanno dato questo dato. In ogni caso, chi ne beneficia è senza ombra di dubbio Bitcoin. Abbiamo un nuovo trend importante che non ha ancora però raggiunto i livelli di safe, come si dice, safety, di questa zona qui, quindi di sicurezza, perché in realtà si è appoggiato ai livelli di resistenza di cui avevo parlato nell'ultimo video ed è rimasto lì. Ora ci sta, ci mancherebbe, ma questa è una zona di barra di congestione. Poi, se dovesse entrare al di sopra di questi livelli, intanto questa zona la sta toccando, ancora non è entrata, perché deve rompere, e questa breakout di ieri, che è domenica, io non lo considererei. Più che altro dobbiamo vedere un atteggiamento sopra i 68.000 dollari quantomeno nelle giornate tra lunedì, insomma, e venerdì, quando i mercati sono aperti, ci sono i grandi volumi, eccetera, in modo tale che Bitcoin potrebbe ritornare a inserirsi all'interno di questa barra di congestione, dove potrebbe ritornare
ritornare a stare un po', perché il vero livello di resistenza da superare è questo. Quindi qui abbiamo un livello di resistenza che deriva dal precedente trend ribassista, un trend molto delineato che probabilmente ha chiuso il ciclo annuale, lo sapremo e lo scopriremo tra pochissimo. Importa poco a livello operativo, perché non si può operare a conferma di un ciclo annuale, bisogna operare comunque prima, non è possibile farlo a conferma, le conferme avvengono troppo tempo dopo, però ovviamente sono ben accette, perché se noi abbiamo già operato e siamo già in posizione, una conferma poi del nuovo ciclo annuale non fa che sottolineare la bontà del nostro ingresso magari in posizione a livello di trading, e non fa che darci la possibilità di stare più tranquilli, no? Da alcuni punti di vista, insomma, questa cosa qui. Allora, per quanto riguarda questa zona, livelli di resistenza attuale è intorno a questa zona 67.568.000 dollari, è un'area un po' più vasta, come vi dicevo non è possibile più per Bitcoin a questi prezzi avere aree che stanno al di sotto di 1.000 dollari, cioè 1.000 dollari sono proprio la normalità adesso per Bitcoin, perché è troppo alto il prezzo. Quindi da qui a in pratica questa zona è una zona di resistenza, e la parte alta è intorno a 68.500, quindi deve salire al di sopra di quel livello 68.500 circa, confermandolo con una chiusura almeno giornaliera per infilarsi nuovamente in questa zona di congestione. Da un punto di vista invece di analisi ciclica, abbiamo una struttura che sembrerebbe indicarci un ciclo di 2 settimane che è già stato chiuso qui sul minimo del 18 di luglio e sta andando verso la sua seconda fase. Da quello che sembra, essendo questa fase ciclica un po' up in questa zona, sembrerebbe ancora una volta un ciclo ternario, perché questo ciclo è essenzialmente stato un po' molto, molto corto, e quindi dà più l'impressione di essere un po' strutturato così, come se il mercato volesse fare una struttura in questo modo. Ora, io ve l'ho fatto rialzista, chiaramente può avere diverse strutture, lo vedremo tra poco secondo me, perché se non ha questo tipo di struttura lineare, poi a quel punto dovremmo andare in una fase di debolezza dopo il 25esimo giorno, quindi dalla fine del mese di luglio, perciò teoricamente, a meno di situazioni strane, questo mensile di Bitcoin dovrebbe continuare ad avere forza anche per questa altra settimana. C'è una zona intorno a giovedì venerdì che potrebbe essere interessante, che riguarda poi anche una questione legata ai cicli inversi, e potrebbe essere un po' una zona di confluenza di un massimo importante per Bitcoin, che potrebbe durare qualche giorno barra anche qualche settimana. Non è una cosa strana, ma attenzione, perché è possibilissimo in un'eventuale fase di accelerazione che Bitcoin possa addirittura andare a rompere anche i massimi prima di fare questa congestione. Ora, io sostanzialmente non ho una visione ribassista in questa fase. La zona di riposo come quella di oggi o domani ci può stare per questa settimana, ne avevamo già parlato, però secondo me il mercato è tendenzialmente spronato a ritestare i massimi storici di Bitcoin. Questa volta, tra le altre cose, un retest dopo una struttura di minimo che era stato realizzato, quindi qui c'era un minimo, qui c'è un minimo inferiore, minimo inferiore. Un eventuale retest di questa zona sarebbe un segnale di forza molto rilevante, e credo che Bitcoin, se arriverà in quei livelli di massimo, intorno ai 73-74 mila dollari, arriverà lì per rompere i massimi storici, perché quando i mercati vanno a fare costo costrutto, cioè vanno a invertire un trend, perché qui ragazzi il trend di Bitcoin è diventato ribassista qui in questa zona, ovviamente è stato
la chiusura di un ciclo, quindi nel momento in cui il trend ribassista si conferma a chiusura di un ciclo non è realmente visibile, questo è un po' più complesso, quindi fidatevi delle mie parole per spiegare quando si inverte un trend a chiusura di un ciclo grande come quello attuale di Bitcoin, che era un annuale, non fa testo, questo è il discorso, che è infatti così è stato, e nel momento in cui è avvenuta una roba del genere questo trend è ripreso, quindi se dovessimo ritornare a questo punto in questa zona indicherebbe che questo trend è annullato, in pratica è come se è finito su questo punto. Ciò significa che la potenzialità di rompere i massimi storici c'è tutta e senza ombra di dubbio. A quel punto Bitcoin farà questa cosa. Quindi questa settimana è un po' uno spartiacque, perché potremmo assistere a un po' di giorni di respiro, non direi debolezza, respiro, come quello di cui stiamo parlando oggi, però tendenzialmente non inficerebbe nessun tipo di trend poi successivo. Il problema qual è? Che se Bitcoin accelererà al rialzo anche questa settimana, lo farà per andare a cercare di rompere i massimi storici, quindi se vediamo un paio di giorni di respiro, ok, ci stanno tutti. Però ovviamente dal mio punto di vista l'unica posizione possibile al momento resta quella a favore di trend ed è un long. Poi potrebbe reversare, ovviamente tutto può fare il mercato, però a scarsa probabilità. Se avviene amen, voglio dire, si va in trading stop, tanto i profitti già ci sono, ma comunque do scarsa possibilità ad un trend short di poter essere profittevole, anche se magari sviluppa due giorni di ribasso, è roba per trader da uno o due giorni, ragazzi, quindi vi sconsiglio ovviamente di andare a prendere posizioni di quel tipo se non siete trader, insomma, e basta. Attualmente la posizione resta quella rialzista, siamo ancora lontani dalla chiusura del ciclo mensile, perché dobbiamo arrivare almeno alla fine di questa settimana per avere una tendenza un po' più ribassista. Quindi o acceleriamo proprio velocemente verso i nuovi massimi storici, oppure respiriamo un pochino. Non vedo altre strade sinceramente da questo punto. Poi da domani crollerà tutto, è possibile, ovviamente tutto è possibile, qui parliamo di probabilità non certezze, però al momento sembra un po' più questa la strada da percorrere. Vi faccio vedere una cosa invece molto importante e poi vi dico anche una giornata a cui dobbiamo fare molta attenzione, cioè la giornata di giovedì 25 luglio, me ne ero dimenticata, dove ci sarà il PIL degli Stati Uniti che addirittura è atteso in rialzo, vabbè, ok, per il trimestrale ovviamente è atteso in rialzo rispetto al dato precedente, questo ve la dice lunga sulla questione veramente dell'economia, come è stata sorretta dopo la questione del Covid. Vabbè, allora, dato su NQ100, quindi Nasdaq 100 ha invertito un trend di breve periodo, e non è da poco una cosa del genere, perché è andato o sta andando a creare una leggera inversione. Attenzione a questa inversione qui, perché noi siamo in un momento di Nasdaq 100 che è in un annuale avanzato. L'annuale di Nasdaq 100 è iniziato in questo punto a novembre del 2023. Ha fatto un primo ciclo semestrale e qui siamo nel secondo semestrale. Questo livello di massimo potrebbe essere il massimo dell'annuale, e ciò significherebbe che i mercati classici inizierebbero una fase di laterale congestione fino almeno a novembre, a chiudere questa struttura ciclica, un po' come hanno fatto qui. Ora, che sia stato fatto a V, come si suol dire, quindi a V rivoltata, uno boom e poi si scende e basta, è un po' difficile. Di solito questi tipi di mercati vanno al tentativo di retest dei massimi per poi decidere se ce la fanno oppure fanno una roba del genere, quindi bisogna un po' aspettare. Però tenete presente che questo massimo e l'inversione al di sotto di questa media a 21 periodi per quanto riguarda Nasdaq 100 non è roba da sottovalutare, perché avviene poi di solito un atteggiamento quantomeno di questo tipo.
Attenzione perché è un dato rilevante e potremmo aver raggiunto dei livelli accettabili che potrebbero essere stabili almeno fino alla fine dell'annuale di Nasdaq 100. Ancora una volta, Bitcoin sembra completamente non correlato ai mercati classici nell'ultimo periodo. Vi ricordate le fesserie di cui avete sentito parlare probabilmente anni fa, anni or sono, della correlazione ai mercati old, mercati classici? Era solo indotta esclusivamente dalla presenza delle emissioni di liquidità delle banche centrali americane, quindi è durata un lasso di tempo preciso. Beh, vi ho fatto la testa tanta, chi di voi se lo ricorda così grande, vi dicevo, non sono correlati, non sono né correlati e né con una correlazione inversa. Hanno sostanzialmente un atteggiamento di menefreghismo reciproco, questo è il discorso, va bene? E così sta continuando ad essere, cioè una oscillazione un po' rumorosa. Sì, andranno a correlare di nuovo se ci saranno emissioni di liquidità, quello perché riguarda la questione legata agli asset rischiosi. Quindi in questo momento un grafico di Nasdaq fatto così non influisce, e a prescindere, sulla questione di Bitcoin. Vediamo se Bitcoin deciderà di tentare tutto per tutto andando a breccare addirittura i massimi storici proprio questa settimana, oppure respirerà qualche giorno prima di decidere il da farsi. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Buon inizio settimana a tutti, noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!